chi ha investito a livello internazionale in questi anni oggi sta crescendo. Bene, bisogna che siano molti di più. Secondo, bisogna assolutamente che noi ci mettiamo in condizione che tutto il sistema giochi. Se io sono un ottimo produttore finale, ma i miei subfornitori non sono allo stesso livello, tutto il sistema crolla. Cioè bisogna giocare tutti insieme allo stesso livello di qualità e di capacità innovativa. Quindi torniamo a ragionare sulle filiere. Terza cosa, ragioniamo sul territorio. Il territorio è importante, perché dopo tanti anni di crisi le differenze territorio per territorio si vedono, e quindi noi siamo convinti che le politiche di sviluppo devono avere una base territoriale, non possono essere concentrate a Roma. In questo bisogna che tutti i servizi, i servizi alla persona, alle imprese, siano allo stesso livello di qualità. E poi certo la crisi ha lasciato il segno, e quindi c'è un nuovo welfare da ragionare, anche perché la nostra società è cambiata, perché ci sono più immigrati, perché i nostri ragazzi sono diversi da quelli che eravamo noi, perché c'è anche stata una sofferenza sociale che noi dobbiamo non soltanto recuperare, ma trasformare in occasione, anche questa, di una nuova coesione sociale. Quindi siamo passati lo sviluppo per una nuova coesione sociale, però c'è anche il tema della diffusione della ricerca. C'è un tema non soltanto di avere università importanti, e voi sapete come per me è fondamentale, ma c'è anche un tema di tanta diffusione. La ricerca deve riuscire a diventare lavoro anche nell'ultima delle nostre impresine, perché anche questa deve fare ricerca nel senso che deve applicarla.